Anche l'alieno ha fatto un altro mini alieno in offerta. Aggiornamento è che in teoria siamo guariti dal Covid. E ancora un po' di raffreddorino. Aggiornamento incinta, com'è la storia? Non sappiamo. Non sappiamo, settimana prossima c'è la visita. No, non è vero. E quando? Il 13, che è domenica. Sì, ma secondo me è sbagliato, quindi devo telefonare all'inizio settimana e spostarlo per qualsiasi altro giorno della settimana. Sentite un po' di tosse, il piccolo? E io sento un po' di qualche presenza di qualcosa dentro, un po' di sensazioni strane. Ma... l'alieno. Sì, perché Michele l'alieno ha fatto un altro mini alieno, non so, proprio il numero 2. Fatto sta. E dove stiamo andando adesso? A vedere il piccolo animale. Allora, intanto qui non c'è ancora stato presentato quella specie di... Brigitta. Mamma mia. Presenteremo. Però oggi andiamo a vedere un altro piccolo cane che sta essendo abbandonato. E quindi lo andiamo a vedere se può essere non abbandonato, perché lo adottiamo. Ma vediamo come si crea qualche feeling, qualche amicizia e siamo simpatici entrambi. Il cane ci odia, tipo. Attacco, no, non credo. E facciamo un prossimo anche un aggiornamento se riusciamo a prendere un piccolo cane. E se invece no, prendere e Brigitta. Va bene. Arrivederci. Ah, no. The next day. Ecco, c'è anche il ciuffo. Madonna. Allora, vuoi raccontare com'è andato questa conoscenza con questo cane? Vabbè, ieri siamo andati a vedere il cane in adozione con un bulldog francese. Piccolo. Ah, non è grande, 10 kg. Non lo so, il cane è molto vivace, salta sempre, vuole giocare sempre, carino, cioè mi sembra che anche la proprietaria vuole tanto bene la cagnolina, però non so, mi sembra che noi siamo le persone giuste per questo tipo di cane con questo carattere. Non siamo tanto compatibili. No, cioè, io già immagino che deve tipo a casa tutti i giorni corre con pallina e si vede che a casa comunque molto attiva. Sì, a livello di adozione magari c'è qualcuno che matcha meglio di noi. Esatto, che più, cioè, che piace quando il cane è proprio così sempre carico, sempre a giocare. E quindi Brigitta resta da sola? Per il momento sì, Brigitta resta da sola. E fai vedere là cosa hai comprato. Cosa? Là in fondo rosso. Pasqua sta arrivando. Guarda, 10 franchi di ovetti. È ancora poco, non è tipo in azione. Pare che in azione gli italiani non capiscono cosa vuol dire. In offerta. Mamma mia. Va bene, questa è la storia. Sì. Arrivederci.